Vai! Dai! Oh! 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 Muori! Muori! Quanto scudo hai? Mi vuole rushare? Ok, boschetto bisunto, ci sono altre persone. Non siamo da soli, molto bene, molto bene. Preferisco così. Su questa casa, questa è la mia ombra, dovrei essere da solo. Perfetto, perfetto, perfetto. Mi piacciono i game che iniziano di sera. Non c'è la cassa. Perché mi portano fortuna, secondo me. Ho un buon presentimento per quanto riguarda questa partita. Ok, abbiamo trovato già un vampa, uno slurp. Mi servono sicuramente degli scudini e un'arma magari più nelle mie corde. Per esempio il lanciagranate, non male. Ok. Ok, 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 beviamoci lo scudo, sprecheremo sicuramente un po' di scudo perché di qui a breve troveremo, sono sicuro, gli scudini piccoli, ma non fa niente. Ok, siamo sicuramente fuori, però spero non di troppo, raccogliamo un bel po' di materiali che ci serviranno sicuramente. Dobbiamo riuscire ad andare a caccia di quelli che sono insieme a noi prima che loro abbiano il tempo di prepararsi meglio di me. Assolutamente, assolutamente. Questa partita io non ho intenzione di lasciarla vincere a nessuno. Questa è la mia partita. Dove siete? Dove siete? Lo so, allora sono sicuro che è sceso uno. E se non mi ricordo male è andato dalle parti della casa di mattoni rossi. Sento una cassa. Dovrebbe essere qua sopra, spero di non romperla. Ho sempre un po' il dubbio quando la trovano. Per fortuna non l'ho rotta. Mitraglietta. Ok, mitraglietta. Viola, quindi ancora meglio. La mitraglietta, secondo me, è un'arma molto buona. Mi piace molto, perché ti salva in situazioni dove il pompa non riesce ad usarlo. Certo, fa poco danno, però non è male per niente. Dunque, da qualche parte qui vicino a noi dovrebbe esserci il nostro avversario. Probabilmente anche due avversari. Ora, non ricordo bene. Allora, le porte della casa di mattoni sembrano chiuse. Quindi magari io proverei ad andare lì prima, sempre guardandoci intorno però. Lo sento, è qua. È qua dentro, lui è qua dentro. Ok, ok, manteniamo la calma, manteniamo la calma. Eccolo! Oh, baby! Oh mio Dio, mi ha tolto un sacco di vita! Un sacco di vita! E io non l'ho mancato, credo di non averlo mancato con un colpo col mitraglino, eh. Sono stato di una precisione incredibile. Eppure mi ha tolto un sacco di vita. Beh, lui aveva il pompa, eh. Tra pompa e mitraglino mi sa che non c'è molta gara. Ok, rimettiamoci in sesto, abbiamo un po' di bende. Per fortuna avevamo anche qualche scudo in più. Siamo un bel po' fuori. Dobbiamo iniziare a camminare. Non tantissimo, però dobbiamo iniziare a camminare. Magari riusciamo a recuperare qualcos'altro da questa casa prima di andarcene. Casse non ce ne sono. Scudini. Dovevo aspettare a bere le altre. Lo sapevo, mi succede sempre così. Vabbè, non fa niente. Ok, direi che possiamo partire adesso. Andiamo. E speriamo di non trovare altri avversari così. C'ha il fucile da caccia lui. Ma prendiamoci anche il fucile da caccia, dai. Lui ha anche il pompa verde. Questo qua lo prendo. Sì, lo prendo e lascio gli scudini. Ok, 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 ok. Ok, manteniamo la calma. Sono sicuro, abbastanza sicuro che ci sia un'altra persona in giro. Però non so bene dove possa essere. Quindi dobbiamo stare attenti. Raccogliamo un altro po' di materiali, ne abbiamo 300, non è male. Dunque. Potrei provare a lootare qualcos'altro. Anche se ci attardiamo un pochetto, secondo me potrebbe valerne la pena. Perché potremmo guadagnarci un'altra kill o comunque dell'altro loot. Perché qua c'è sicuramente qualcos'altro. Non credo che lui abbia lootato tutto perché aveva soltanto un paio di armi. Però qua l'aveva lootato. Se aveva preso tutto e le casse neanche c'erano. Quindi male, male, male. Stiamo perdendo del tempo. Vorrei lootare dell'altro perché la città forse è tutta per noi. Non siamo troppo lontani. In fondo posso permettermi di attardarmi ancora un po', dai. Anche perché non ho molti colpi. È quello che mi dà fastidio. Se riusciamo a recuperare qualcosa in più, magari ci fa comodo. Anche dei materiali in più potrebbero servirci tantissimo. Una trappola, ok. Cos'altro? Cos'altro ci potrebbe far comodo per la nostra futura vittoria? Sì, lo so, sto partendo molto fiducioso di me stesso, ma mi sono allenato in questi giorni, ragazzi. Mi sono parecchio allenato e quindi, vabbè, ora ovviamente sto parlando, andrà a finire malissimo. Ma non è detto, non è detto. Potrei anche riuscire a dimostrarvi che qualcosa la so fare. Qua sopra dovrebbe esserci una cassa, non l'ho rotta. E già questo è un miglioramento, direi. Iniziamo a prenderci un po' di roba. Uno slurp perfetto, direi lo possiamo anche utilizzare subito. E ci sono degli altri scudini.
pam. Meglio non prenderli, perché altrimenti avrei dovuto lasciare la mitraglietta che mi piace e preferisco tenerla. Anche se in quello scontro mi ha un po' deluso, devo dire. Perché lui mi stava per uccidere e io l'ho sparato tanto, eh. Ok, non erano headshot, ma forse aveva più scudo di me, non lo so. In ogni caso, non è caduto giù cioè, è caduto giù dopo troppo tempo. Maledetta mitraglietta. Beh, vorrei lootare il burger, ma ho paura che veramente finiremo fuori zona. In realtà non dovremmo, però è un rischio che non mi sento di correre. Forse conviene semplicemente che ce ne andiamo via. Sì, decisamente. Avremo modo forse di lootare qualcosina anche a condotti, forse, eh? Perché comunque di strada lo troviamo. Quindi potremo provare ad andare di là e magari riusciremo a recuperare qualcosa. Sempre un bell'occhio alle spalle. Assicuriamoci che non ci venga alle spalle quell'altro che a me sembra, e sono convinto di aver visto che c'era un altro, però poi non l'ho trovato. E quindi boh, io lo lascio perdere. Speriamo che non ci venga a mozzicare nel sedere quando meno ce l'aspettiamo. Qua c'è un'altra cassa. Ok, questa non la devo rompere. Con attenzione, con molta attenzione qua dentro. Eccola qua. Dai, qualcosa di buono. Va bene, lo scudo grande lo prendo, grazie signore. Sempre con molta attenzione, ragazzi. Dobbiamo tenere le orecchie dritte, perché dalle nostre spalle potrebbe sempre arrivare quel famoso Mister Nessuno, che secondo me sta dietro i nostri passi. Un occhio dietro, niente. Vediamo anche quest'altra casa. Non siamo messi affatto male. Abbiamo un bel po' di munizioni, abbiamo diverse armi. Più o meno abbiamo tutto ciò che ci serve. Però sapete com'è? Quando si ha la possibilità di raccattare qualcosa in più, non bisogna mai sprecarla, perché poi quando arrivi alla fine, avere 200 colpi fa sempre comodo. Decisamente comodo, forza. Il portatile. Buono. Devo mollare la mitraglietta, ma al portatile non si può dire di no, signori, perché ci potrebbe far comodo. Cavolo, siamo lontanissimi. Siamo veramente lontani, dobbiamo cercare un punto intelligente. Qua vi spiego una mia strategia, mia. Un po' di tutti, in realtà. Beh, quando si ha la possibilità di mettersi alle spalle della zona da dove arriveranno più player, è molto bene farlo, perché se noi adesso andassimo dritti per dritti nella zona, probabilmente troveremmo di faccia tutti quelli che sono entrati dalla nostra stessa direzione. Invece così possiamo magari cercare di prenderli alle spalle. Secondo me è una tattica molto vincente. Qua sembrerebbe che questo posto non sia stato lottato. Qua cassa non ce n'è, però. Sono un sacco di munizioni. Nessuno le avrebbe lasciate in giro tutte queste munizioni. Purtroppo abbiamo solo un minuto e mezzo per andare. Non credo che ci convenga rimanere qua a cercare di lottare il pelo dall'uovo da questa zona. Quindi converrà metterci in marcia, specialmente se vogliamo utilizzare la strategia di navigare intorno alla zona per piazzarci in una posizione di vantaggio. Stiamo soltanto attenti che non ci sia qualcuno sulla strada che sta cercando di fare la nostra stessa cosa. Specialmente qui dalle parti del ponte. Di solito è una zona molto trafficata questa. Però mi pare di vedere che c'era la cassa sopra il ponte. Quindi stranamente non è passato nessuno neanche qua. Siamo 17 vivi, dove cappero siete tutti quanti? Su quella montagna sta per succedere qualcosa di grosso. Potrei cercare di sparargli, ma sono troppo lontano. Si stanno per combattere in due. Perché uno sta... Eccoli. Se avessi un fucile da cecchino, probabilmente ci proverei. Però col fucile da caccia non so se mi conviene. Rischierei solo di attirare l'attenzione. Sì, si stanno tirando un sacco di manate là sopra. Ok, dobbiamo cercare di stare attenti. Ok. Cercare di sentire quando finisce il fight. Perché finché si combattono tra di loro non dobbiamo averne paura. Quando finiscono di combattersi tra loro, probabilmente il vincitore si guarderà intorno. Sarebbe bello poterli uccidere. Lì c'è il loot di due persone e probabilmente uno dei due è molto debole. Però se dovessi salire sulla montagna, dovrei utilizzare buona parte dei miei materiali e non ne ho tantissimi. Quindi credo che non ci convenga. Decisamente no. No. Freghiamocene, lasciamoli stare al loro destino. Uno dei loro vincerà. Probabilmente uno ha già vinto. Anche se non ho visto altre kill, forse mi sono distratto, non so. In ogni caso, non mi pare che nessuno abbia concluso. Noi abbiamo raggiunto la zona che volevamo raggiungere. Da questa parte potrebbe arrivare soltanto qualcuno che è sceso ad approdo avventurato. Ma dubito che ci sia andato qualcuno. Quella zona è diventata deserta da dopo che le persone l'hanno esplorata per la prima volta. Non ci va più nessuno. Quindi perfetto, possiamo anche approfittare e raccogliere qualche materiale in più. Che schifo non ci fa. Diamo comunque un'occhiata, tanto per essere sicuri che non arrivi nessuno alle nostre spalle. Non mi pare, perfetto. E a questo punto possiamo procedere. Dunque,
Siamo di nuovo lontanissimi. Fantastico, fantastico, perfetto. E adesso sicuramente sti 11 player che ci sono insieme a noi li troveremo. Per forza, dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti. Guardarci intorno perché adesso inizia la fase critica. Un medikit. Lo devo lasciare. Lo devo lasciare perché dovrei mollare forse il fucile da caccia, ma potrebbe farci comodo. Meglio lasciare il medikit, per adesso almeno. Stiamo molto attenti. Teniamo gli occhi sbarrati, ben aperti. Ogni movimento, non ci deve sfuggire niente. Cerchiamo sempre di raggiungere una zona che possa essere vantaggiosa per noi. Lande letali. Si è stretto comunque su lande letali, una zona calda. Sono sicuro che lì qualcuno c'è. Sì, per forza c'è qualcuno. Magari camperato all'interno del fienile. Da vederli da qui è difficile, impossibile, quasi. L'importante è che se qualcuno mi spara, io devo avere la prontezza di costruirmi intorno come una faina. Proprio devo essere velocissimo. Velocissimo. Non mi pare di vedere nessuno e mi fa sempre più strano. Ma comunque sono in campo aperto. Ok che la mia tattica era proprio quella di prendere gli altri alle spalle, però sembra comunque strano. Continuo ad andare un po' verso questa direzione in modo da staccarci un po' dalla... Ah! Wow, da qua sopra! Cavolo! Dove cavolo stai? Non lo vedo, dov'è? Probabilmente è sopra di me. Mi sa che è sopra di me. Però non lo sento più. Potrei aver sbagliato. Dove cavolo era? Tutto zozzo. Non l'ho visto. Se non mi spara alle spalle adesso significa che non era dove pensavo. Infatti non c'è. Oh! Porca miseria. E adesso le prendi, eh. Te adesso le prendi. Dove sta? Oh! Un jug! Ok, piano. Questo era un colpo mio, eh. Mi costruisco intorno in modo da poter prendere tutto quello che ci serve. Nice, ok, wow. Allora, Scar, sicuramente questo ce lo prendiamo. Anche il Chuck Jug. Non esiste che lasciamo il Chuck Jug. Ovviamente ci prendiamo le M16 col mirino. Lo sostituiamo al fucile da caccia. Cavolo, se ne avevi di bella roba. Cicisbeo, ok. Ok. Manteniamo la calma, siamo in 5 rimasti. Ok, questa partita non è da buttare via. Potremmo avere la vittoria in mano e non voglio dirlo troppo forte. Questa la prendiamo, dobbiamo per forza lasciare. E prendiamo la trappola. Mi dispiace per il lanciagranate. Il lanciagranate ci sarebbe potuto essere veramente d'aiuto. Che miseria. Ma che ce l'avete tutti con me? Lurido. Ok, qua mi sa che dobbiamo tenerci il portatile. Potremmo usarlo anche in questo momento, ma siamo fuori zona e preferivo utilizzarlo dopo. Quindi entriamo in zona. Entriamo in zona. Più tempo riusciamo a tenerci il portatile, più aumentano le nostre possibilità di vittoria, perché è una risorsa molto utile. Quindi idealmente ce lo dovremmo tenere per la fine. Dunque, quello che mi sparava dovrebbe arrivare da quella parte. Dovrebbe essere fuori zona anche lui. Quindi, se io mi fortifico qui, tecnicamente lui dovrebbe arrivare da qualche parte vicino a me. Ogni punto di scudo che riusciamo a togliergli in questo momento sarà un punto di scudo che avranno in meno quando dovremo affrontarli noi. Quindi sempre con cautela. Mi sa che uno di quelli è quello che mi... Oh! Boom! Oh! Oh, questo era quello che mi seguiva. Io pensavo fosse uno di quei due, invece no, era lui. Tre kill. Ok. Questa mi è piaciuta, l'abbiamo preso in pieno, neanche se l'aspettava. Ok, manteniamo la calma. Vediamo se riusciamo a vedere quegli altri due. Siamo rimasti in tre. E anche in questo edificio potrebbe esserci qualcuno camperato. Cerchiamo di dare uno sguardo veloce, per quanto possibile, senza attirare l'attenzione. Dobbiamo riuscire ad aggirare tutta la zona. Sempre la solita tecnica, ragazzi. La tecnica di aggirare la zona e mettersi dal lato dove è meno probabile che ci sia qualcuno, in modo da prendere tutti alle spalle. Ok, uno è qua. Ok, non mi sono messo in un bel posto. Mi sono messo in un posto terribile. Sto soltanto attirando attenzione, cercando di costruire. Ho anche sbagliato. Calmo. Devo rimanere calmo. Sto un po' perdendo la lucidità, ok. Non so neanche che cosa sto facendo. Che cosa sto facendo? Sto facendo cose stupide. Mi sono rinforzato parecchio male. Ho soltanto fatto capire dov'ero.
Però forse non se n'è accorto perché sta continuando a costruire. In modo strano anche lui, devo dire. Da questa parte rischioso. Forse potrei riuscire a... Se avessi il lanciagranate adesso mi farebbe veramente comodo. Fortatile? Fortatile, secondo me adesso fortatile. Fortatile, 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 vai. Pum pam bam. Ok, da qui sopra ci sentiamo sicuramente più rinforzati. Chiudiamoci. Oh, oh. Ok, ok. Oh, wow, 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 wow. Calmo, calmo. Calmo, perché ti sparo pure io. Cavolo, no. Dai, miseria. Piano, 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 calmi. Porca, no. Perché mi sono tappato, mi hanno fregato, mi hanno... Ok, calmi, calmi, calmi. C'ho il chug jug, c'ho il chug jug. Mi bevo questo. Siamo bloccati in una situazione. C'è uno sotto di noi. C'è uno sotto di noi. Sta spaccando, ma non è rumore di metallo, quindi non sta spaccando noi, credo. Facciamoci una porta da questa parte. No, aspettate. Ok, trappola sicuramente, anzi anche doppia trappola, tanto ce l'abbiamo. Se viene qua dentro, che apra da sotto da sopra, una bella botta di spine se la prende. Si stanno sparando tra di loro con le granate o stanno sparando me? Sono dubbioso su questa questione. E potrebbe essere molto importante perché se io ne becco uno adesso che si sta sparando con un altro, lo massacriamo. Però se vengono tutti e due contro di me, potrebbe essere un altro paio di maniche. Non sento più nessuno, ma potrebbe comunque esserci qualcuno camperato sotto di me in questo momento. Questo game io lo vinco, ragazzi. Sentitemi bene come ve lo dico, questo game lo vinciamo. Devo solo stare attento a non farmi cogliere impreparato da questi due. Uno credo sia camperato nella sua base là. L'altro potrebbe essere sotto di noi in questo momento. La zona è fuori, noi siamo fuori, ma abbiamo il tempo di andarci. L'importante è non farci cogliere impreparati. Si sparano ancora granate. Diamo un'occhiata qua sotto. Non sembra ci sia nessuno. Partiamo. Mi è sembrato di vedere un'altra costruzione. Se riusciamo a passare di qua, forse ce la possiamo fare. Dobbiamo aggirarlo, eccolo. Vai. Dai. Oh, ok, ok. Grande, grande scar, grande scar. Ok, ci sparano, ovviamente, ovviamente. Il dare... Ok, calmo, 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 calmo. Molto calmo. Dov'è? Sta sulla sua torretta? No, eccolo. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. È mio, 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 è mio. Devo togliere quest'albero perché non vedo nulla. Gli dà un sacco di copertura. Non mi sparare ora. Ok. Ok. Eccolo. Oh. Oh, muori. Muori. Quanto scudo hai? Mi vuole rushare. Mi vuole rushare. Dai! Muori! Ah! Oh! Sì! Sì! Oh mio Dio! Non ci posso credere, ragazzi, ci siamo riusciti! Ci siamo riusciti! Ci siamo riusciti! La prima vittoria reale in solo! Ci siamo riusciti! Oh mio Dio! Tutti ce li siamo dovuti affrontare! Tutti! Perché loro non si sconfiggevano tra di loro! Tutti da me volevano venire! E venite! Venite fuori allora! Li abbiamo sconfitti uno a uno! Li abbiamo scrivellati di colpi! Ottima vittoria! Bellissima vittoria! Wow! Vi chiedo di lasciare un bel pollice in su per darmi l'energia che merita questa vittoria, anche se ne ho avuta fin troppa. E per questa volta vi auguro una buona giornata. Lion out!